Carissimi amici, mi sono permesso di sfogliare l'ultimo quadernone di Padre Ottavio di poesie, perché Padre Ottavio è un poeta. Continui a scrivere poesie. No, continuo a scrivere, che siano poesie, sono pensieri che passano dentro e devo parlarne con qualcuno, allora parlo con la carta. E c'è tutto un metodo che ha, perché prima di riportarle ufficialmente sul quaderno sono abbozzate in fogli che così ho provato a sfogliare, me lo ha permesso, e qui ce n'è una che mi ha colpito, che ha questo titolo: Dialogo. Sarebbe ancora una bozza, vediamo se poi entrerà nel quaderno ufficiale. Ci puoi leggere questa poesia che ha il titolo Dialogo ed è molto recente, prego. Sì, guardo anch'io, è firmata, direi, per modo di dire, Case del Sole, quindi immaginate le Case del Sole che possono ispirare non solo a me ma a voi, tante cose, il 19 luglio 2024, quindi... Eri a Capoverde, evidentemente. Capoverde. E ricordo che quando così volevo esprimere qualcosa che avevo dentro, e ho immaginato anche che fosse non semplicemente un mio sentire, ma in dialogo, quasi una proposta. Quello che leggo con voi è anche una proposta, il dialogo con voi. Se faccio degli errori abbiate pazienza, perché dovrei rileggere la mia scrittura, è fatta un po' così. Comunque, Case del Sole, case del dolore, nel cammino vero sulle strade della vita. Perché le hai costruite, fatte vive, amate? Perché il bene cammina, il bene opera, il bene apre la strada al Calvario. Non ho risposta, e Gesù, il Cristo, la risposta. E la risposta la lasciamo appunto come un'affermazione che vale per tutto ciò che pensiamo della vita. Grazie Padre Ottavio, andiamo avanti con fiducia. Amses. Ciao.